Ciao ragazzi, benvenuti al nuovo gameplay di Prezzemolo in una giornata da incubo. Ad accompagnarvi, come dico appunto, purtroppo per voi c'è Marco, io. Mi dispiace, non abbiamo trovato nessun altro di meglio da metterci, ma spero di farvi divertire, dai, tutto sommato, in qualche modo. Dove eravamo rimasti l'ultima volta? Ci trovavamo all'esterno di una struttura abbastanza misteriosa e Pagui, dove ci aveva accompagnato Pagui e dove ci aveva detto Pagui sempre avremmo trovato colui che avrebbe potuto venderci il cristallo per aggiustare la macchina inventata da bambù. Perché avevamo già sostituito se vi ricordate, l'antenna rotta. Ci manca però questo cristallo. Quindi direi di proseguire e vedere un po' cosa succede comprando il cristallo per l'appunto. Ok, direi quindi di salire le scale. È permesso? Posso disturbare? Non è un po' tardi per una domanda del genere? Signor Drago? Ok, si tratta quindi Mi di uno perdoni, non scimmione a intendevo. Andare in fiamme? Mm? Non ti preoccupare. Ai! No! Ma questa fiamma non brucia! Uff, che noia! Per mille pizze alle fragole, ma tratta in questo modo tutti quelli che vengono nella sua capanna, signor stregone? No, solo quelli di colore verde. Ora smettila di tediarmi e cerca di farmi papire perché non ti ho ancora cacciato via. Ecco io. Io vorrei solo sapere se ha venduto di recente un cristallo ad uno strano panda con una benda sull'occhio. Sì, c'è dell'altro. Sapeva a cosa sarebbe servito quel cristallo? Vedi, giovane drago, io mi limito a fare quello che mi viene richiesto. A me interessa il profitto, non le domande. A quanto pare neppure le risposte. Clop, clop, signor sarcasmo. Avrai capito che non amo parlare, ma ti assicuro che ancora meno amo perdere tempo. Ora, perché non torni a piagnucolare dai tuoi compagni di banco? Ci sarebbe ancora una cosa. Vorrei comprare un cristallo come quello che ha venduto a Bambù il panda. Vorrei riprovare a mettere in funzione la macchina che ho ragione di credere l'abbia assorbito. E per farlo mi serve un nuovo cristallo. Quello precedente è in frantumi. D'accordo. Vuol dire che me ne darà uno? Niente affatto. Voglio dire che te ne potrai permettere uno quando ferrai qui con 13 luzzenti monete d'oro. E non potrebbe farmi credito? Ino farà credito solo quando i maiali voleranno. Ora sparisci e torna quando avrai abbastanza denaro. Maiali che volano, eh? Immagino di non avere davvero alternative se non andarmene e tornare quando avrò sufficienti monete. Oh, ne hai invece! Ad esempio, non tornare del tutto! Touché! Beh, questo scimmione rosa, che è colui il quale presumibilmente dovrebbe venderci il cristallo, non si è mostrato tanto simpatico. Ci ha addirittura dato fuoco. Oltre ad essere abbastanza matto, mi sembra. Tra l'altro non so se avete notato una cosa, ma la voce è quella di qualcuno a noi familiare. Che strano odore. Mai sentito parlare di Refina Popale? Copale, cucciolotto? Non sono un esperto di cucina, ma... Lasciamo perdere. Buffo.
Dicevo appunto, è di qualcuno a noi familiare, non so se vi suona o vi ricorda qualcosa, comunque appunto la voce. La conosciamo all'interno di un'attrazione di Gardaland, vale a dire i Corsari. Si tratta infatti, se non vado errato, della voce di Ubaldi. A me sembra proprio lui, vale a dire appunto il Corsaro Fantasma che ci guida da qualche anno all'interno dell'attrazione dei Corsari. Non so se anche voi siete Questo cannocchiale è d'accordo. realizzato in un tipo di legno che onestamente non ho mai visto. Cioè, non so se anche a voi sembra la sua voce, io ne sono pressoché sicuro. C'è una scodella. Vorrei proprio sapere cos'è questa roba. Deve essere fango di quaglia o ketchup, non ricordo. In ogni caso non vedo come questo possa interessarti. Vabbè, io volevo... Il tuo farfugliare mi annoia, Zazan Poppante. Però, vede, io ecco. Ed ecco che ci rifiamo. Ok, ho afferrato. Facciamo progressi, eh? Allora, non è decisamente simpatico, non è decisamente ospitale, tra l'altro credo che davvero lui non ci farà assolutamente credito e presumo allo stesso modo che dovremo tornare da lui quando avremo 13 monete, quantomeno. Vediamo se è possibile dirgli altro, parlarci in qualche modo, se ci dà delle opzioni di dialogo, quantomeno. Le dispiacerebbe ripetermi quante monete d'oro costa il cristallo al quale sono interessato? Fai, giovane drago, non riesco a capire. Capire cosa, signore? Il nome è Inu, e quello che non riesco ad afferrare è se stai cercando di farmi innervosire o sei solo più tuffo di quanto tu già non sembri. Dannazione, pivello! Per l'ultima volta! Un cristallo come quello che ha comprato il tuo amichetto costa 13 monete d'oro! 13 monete, perfetto, non le abbiamo, quindi direi che non possiamo farci un granché. Da qui parrebbe trattarsi precisamente di un sacco. Però io voglio vedere cosa c'è dentro. Mi vuoi spiegare che stai facendo, pivello? Sono sicuro che se lei fosse tanto gentile da darmi qualche minuto, potrei inventarmi una scusa quasi accettabile che... Solo non provarci di nuovo, ci siamo papiti! Che cosa stai Ok. facendo, Pivello? Stiamo rubando precisamente il tuo sacco, forse pieno di monete d'oro, non lo so. Ha detto di non provarci di nuovo, ma io lo rifaccio. Chiaramente. Non puoi dire di non essere stato avvertito, pivello! Boh. Ah. Ma che? What? Non dire che non ti avevo avvertito! Stupido sacco! Cioè, praticamente ci ha teletrasportati su quella che penso sia la spiaggia di Tanabu. Sono diversi mesi che Pagui sta tentando senza fortuna di fare crescere qualcosa. Ah, eccoci qui, siamo alla casa di Pagui finalmente. Oh, una simpatica finestrella. Ah, sì, direi proprio che siamo decisamente arrivati alla casa del nostro amico Pennuto. Questo genere di campane si trovavano in cima alle boe che segnalavano la presenza di secche e di scogli. È tutta un dang dang. Da qui si può vedere il salotto di Pagui. Ma Ah, guardate. e quel ridicolo casco di scafandro che ha sul tavolo. Ragazzi, guardate quanto è bella la casa di Pagui. Cioè, è ricavata. Cos'è? All'interno sembra di scogli. No, apriamola, ecco, magari. Ed entriamo, direi.
È permesso? Entra pure, amico. Ehi, Pagui, ma che succede? Non credo di averti mai visto così infelice. Boh, c'è bisogno di chiederlo? Boh, uno dei miei migliori amici sembra essere svampito nel nulla e pare non ci sia nulla che io possa fare. Ehi, che razza di atteggiamento è questo? Per mille pizze alle fragole, Pagui! Sono sicuro che ci sia qualcosa che puoi fare per aiutare a risolvere questa situazione. Boh, ad esempio... Beh, prezzemolo, non sei molto d'aiuto, devo dire. Vediamo se è possibile dirgli qualcosa, perché mi dispiace, insomma, lasciarlo qui così. Pagui? Sto cercando di racimolare le monete d'oro necessarie a comprare un cristallo da quel taccagno di Inu lo stregone. La scimmia rosa e odiosa che vive in cima a quel grosso albero, brah! Precisamente. Non avendo direzioni più valide da seguire, sto cercando di riattivare l'ultima invenzione di bambù e per farlo è indispensabile uno di quei cristalli. Beh, così ti servono dei solidi? Sì, un paio di prismi e una sfera. Pagui, si chiamano soldi. Ma comunque si chiamino, quello dei soldi è di certo un bel problema. Anche tu a corto? Non esattamente, ma... Credo ci abbia portato all'altro piano di casa sua, presumo, non lo so. Sì. Questo è il mio salvadanaio! Questo lo vedo. E credo non sia un azzardo supporre che contenga i tuoi risparmi. I miei risparmi dell'ultimo anno, tutte monete d'oro. E credo ce ne siano abbastanza per comprare una magnifica canna da pesca. In effetti è proprio per questo che li ho conservati. E come mai non li hai usati per quella canna, Pagui? L'avrei sicuramente fatto se fossi riuscito a rompere questo salvadanaio, ma il maledetto è terribilmente resistente. Sta a guardare. Poverino. Pagui. Ma dove? Ma tu che ci fai qui? Questa è casa mia. Tu che ci fai qui? Boh, ti chiedo scusa. Me ne vado subito. Che troll, dove vai, Pagui? Prezzemolo. Trollone. Dobbiamo aprire questo salvadanaio. Ah, certo, il salvadanaio. Perfido grumo di ceramica, se solo potessi metterti! È decisamente tenace, ma non c'è nulla che possa resistere ad una volontà ferrea. Alla rimbalza! Prezzemolo, credo di averne avute abbastanza per oggi. Sai cosa credo io, Pagui? Che se fossi stato in te, avrei mollato almeno un paio di traumi cranici fa. Grazie per avermi aiutato a risistemare la porta! Grazie a te per il salvadanaio. Ok, parlate. Sono sicuro lo userai meglio di quanto io abbia mai fatto. Lo spero, Pagui, lo spero proprio. Dicevo, parrebbe che questo salvadanaio effettivamente sia infrangibile, cioè non ci si possa fare nulla. Prima di esplorare però la casa di Pagui, vorrei un attimo parlarci. Ah, tra l'altro ecco, il salvadanaio è comparso nel nostro inventario. Dobbiamo trovare un modo
per romperlo. Ok, sì, credo di aver più o meno focalizzato il modo per rompere il salvadanaio, ma prima vorrei appunto parlare con Pagun. Onestamente non credo di avere mai visto il mio amico pennuto in quello stato. Vediamo se mi permette di parlarci. Ehi! Non scoraggiarti, amico mio! Vedrai che presto ritroveremo bambù e tutto si sistemerà. Oh, se non fosse così, e se non lo rivedessimo mai più! Non posso garantirti nulla, se non che mi impegnerò al massimo per... Bah, come la sensazione di non stare arrivando da nessuna parte, di essere imponente! Impotente, Pagui! Imponente. Preferisci essere lasciato in pace per un po'? Bah, forse è una buona idea. Scusami, prezzemolo. Non c'è nulla di cui ti debba scusare. Ciao, ciao! Ciao! Allora... entrerei all'interno della sua casa, ma siccome così a primo impatto mi sembra una casa molto bella, io mi riserverei il prossimo gameplay per fare effettivamente quella che è una esplorazione appunto della casa del nostro amico Pagui e vedere cosa si cela, cosa si nasconde, se c'è qualche moneta d'oro, anche se credo che tutte le monete d'oro che Pagui ha siano conservate all'interno appunto di questo salvadanaio. Però appunto mi sembra che la casa sia molto bella e molto ben realizzata. E tra l'altro non so voi, ma io non ho mai avuto la possibilità di visitare, ovviamente metaforicamente, parlo metaforicamente, di visitare la casa di Pagui prima. Non l'ho mai vista, quindi vorrei dedicargli un po' di tempo, soprattutto perché sono convinto che, come a me intriga molto, penso piaccia anche agli appassionati, a tutti voi possa piacere di interessare, approfondire anche attraverso questo gioco degli aspetti che non abbiamo mai avuto modo di vedere ed approfondire. Perciò fermerei qui il gameplay chiedendovi, come al solito, di commentare, dirci cosa ne pensate finora, nel mentre... cerco di capire, ma credo di aver già afferrato qualcosa, su come rompere il salvadanaio ed ottenere di conseguenza le monete. E niente. Vi chiedo come al solito appunto di lasciare qualche commento se vi va e dirci come avete trovato il gameplay, se vi è piaciuto oppure no. Anche Prezzemolo si sta annoiando perché parlo. E vi ringrazio e vi do appuntamento al prossimo gameplay. Grazie mille per avermi seguito. Ciao a tutti!